Eccoci qui con il dottor Giorgio Vitali, che oggi ci tratterà sul tema della... Di molte cose. Ah. Parliamo di molte cose. Allora, potpourri. Abbiamo appena finito di illustrare l'ultima denuncia che abbiamo presentato questa mattina, sabato 8 febbraio. È una data che mi ricorda qualcosa? Sì, anche a me. Anche a me. Contro il sistema politico di supporto al potere finanziario. Ma non è tutto, perché noi vogliamo far capire alcuni concetti fondamentali ai nostri amici. Allora, partiamo da lontano. Forse pochi sanno che quando c'era Carnevale a Roma... All'epoca, Carnasciale, all'epoca aurea del potere papalino, ecclesiastico, parlo in Medioevo, fino al Rinascimento inoltrato, c'erano alcuni divertimenti leciti, in quell'epoca, in quel momento leciti. Come quella di far rotolare una certa botte, eccetera. Ma un'altra cosa, pochi lo sanno, che durante sempre queste belle manifestazioni di allegria popolare, attenzione, facevano correre le prostitute e le meretrici, sono due cose completamente diverse, ricordiamocelo, se uno vuole saperlo gli dico qual è la differenza tra meretrice e prostituta, e peripatetica, e le facevano correre nude, e da, era il bargello che le, frustandole, le faceva correre nude per via del corso. A che carica corrisponde attualmente? Il bargello è praticamente equivale al questore. Sì. Oh. Allora, con tutta la gente che schiamazzava, eccetera, dobbiamo fare una piccola digressione. Intanto, le prostitute e le meretrici erano il sostegno economico della Roma dello Stato pontificio. Assolutamente. Non è che fosse il contrario. I postriboli erano diffusissimi. No, ti dirò che molte persone che dicevano che venivano qui per il giubileo, ma quando mai? In realtà il cazzo gliene frega il giubileo, venivano perché qui per il sollazzo dell'augello, esattamente, trovavano veramente accoglienza da questo punto di vista. L'altro aspetto, come dicevo, che è molto importante, è che le meretrici e le prostitute mantenevano economicamente lo Stato, erano statalizzate. Allora, perché passava loro. Loro ovviamente vivevano nei rioni di Roma, e per ogni rione c'era il parroco responsabile, il quale passava regolarmente, settimanalmente, a prendere i soldi, a prendere le decime. Ora, io sai, sono un po' maligno, ma questi parroci... Andavano lì solo per riscuotere? Appunto, diceva... Denaro o riscuotevano qualche altra cosa? E per fortuna nostra! Perché adesso non vanno più nemmeno a riscuotere e c'hanno i pedofili. E se la pigliano con i bambini che hanno portato di mano. Allora, detto questo. No, ma aspetta, in quell'epoca lì i preti si sposavano ancora, eh? Sì, oltretutto. Troppo le faceva. Allora, però, sai, per il momento avere la possibilità di farsi dare. Parliamo della Roma di prima del sacco. No, tra l'altro, vedi tu la tua obiezione. Arriva veramente a fagiolo, come si vuol dire, perché chi descrive cosa succedeva nel sacco e raccontava che vedeva torme di donne nude. Aspetta, sospinte. I lanzichenecchi sono stati sconfitti dalle puttane. Esattamente. Che queste donne nude in masse che poi le buttavano nel Tevere, eccetera, eccetera. E uomini sanguinanti, perché gli emeravano in continuazione per avere i soldi o per potersi scopare la loro moglie, eccetera. E questo mi ha richiamato, dice, l'anzianamento che cosa facevano? Ne facevano né più né meno di quello che sapevano che regolarmente facevano i romani durante le feste di Carnevale. Bisogna dire che i lanzichenecchi erano quasi tutti provenienti dal cantone svizzero di... Dei Ur, mi pare. Sì, c'erano anche molti tedeschi. Sì, però la maggior parte della prevalenza erano svizzeri. Sì, anche tant'è che poi dopo sono stati assunti. No, prima, attenzione, quello è importante.
le guardie svizzere esistevano già. Ma io so che le prendeva la presa di Giuliano della Rovere. Aspetta, no. No? No, no. Le guardie svizzere si comportarono eroicamente, solo che erano circa 300-400 e quando ci fu la massa dell'attacco, perché l'attacco dei lanzichenchi erano 20.000, e degli imperiali, tra cui buona parte italiani, certo. Italiani e spagnoli, i quali si erano introdotti, come poi in un secondo tempo durante la difesa della Repubblica Romana nel 1849, attraverso Via della Lungara. Sì. E quindi loro attraverso Via della Lungara furono contrastati eroicamente dalle artiglierie, dalle poche artiglierie dello Stato Pontificio, comandate da una aristocrazia romana che fino all'ultima guerra ha dimostrato di avere i coglioni, perché guardate che nell'ultima guerra gli aristocratici romani sono andati in guerra, non solo, ma ha dato personaggi a altissimo livello. I due fratelli Ruspoli, morti tutti e due a Ella Lamein. Certo, l'ultimo è quello il conte Valerio Ruspoli Borghese, che è morto pochi giorni fa. Junio Valerio Borghese, insomma, certo. Questa gente, io parlo certo. Di due, certo. Ma potrei fare tanti altri nomi. Allora, questi sono difesi all'estremo. Quando la massa di questa gente, oltretutto imbestialita dal fatto che aveva avuto un fracasso di morti perché gli sparavano in faccia a mitraglia, si sono trovati di fronte questi 200-300 guardie svizzere e le hanno sgozzate tutte, cioè questi sono battuti fino alla fine, solo l'altra erano 4-5 mila, le guardie svizzere sono morte tutte, ecco perché dicevo, i lanzichenecchi... Allora erano... Giulio II li ha ricomposto, no, il corpo probabilmente, quando è subentrato lui. Beh, francamente questo non lo so, che questa gente Giulio qui II era al servizio, ricordati pure che c'era un altro aspetto importante, che questa gente... Ah no, è vero, Giulio II è prima dei lanzichenecchi, perché Giulio II è del 1500. Ma guarda, è inutile che non ne parliamo, perché vabbè, non mi ricordo dato, bene. L'unico dato serio, sicuro, è che la divisa della Guardia Svizzera fu disegnata da Leonardo. No, da Michelangelo. Ma Michelangelo, scusa, Michelangelo, sì, da Michelangelo. È importante, è dell'epoca. Sì, sì, sì. Ma Michelangelo stava lì, sì. Stava lì a dipingere la Cappella Sistina, certo, attenzione. Certo. Detto questo, che a noi ci interessa, 1527. Io, allora, ci sono al Parlamento italiano, nel governo italiano e nel Senato italiano e in tanti parlamenti regionali, tante donne, no, che sono proprio quelle che a noi piacerebbe vedere correre ignude per via del corso, bastonate, no, a furor di popolo, e non è detto che prima o poi non avvenga. A verga di bue. A verga di bue, chiamiamola così.